Diogene e il calvo. Un giorno il filosofo cinico Diogene, insultato da un uomo calvo, replicò: non ricorrerò mai agli insulti per risponderti. Anzi, voglio elogiare i tuoi capelli, che sono fuggiti da una testa tanto malvagia. Il pescatore e i pesci grossi e piccoli. Un pescatore, tirata sulla rete dal mare, prese i pesci grandi e li distese in fila sulla riva, mentre i pesci più piccoli riuscirono a scappare dalle larghe maglie della rete, ritrovando la libertà. A volte, essere piccoli può avere vantaggi, non da poco. Il pavone e il gracchio. Un giorno gli uccelli del bosco si riunirono per eleggere il loro re. Il pavone si candidò perché si considerava il più bello. Allora un saggio gracchio disse: se ti nomineremo, quando l'aquila ci darà la caccia, come farai a difenderci, visto che non puoi nemmeno volare? I saggi non si fanno abbagliare dalla bellezza. Sanno riconoscere le qualità meno appariscenti per tenersi lontano dai pericoli. Il cane e l'osso. Un giorno, un cane con un osso in bocca attraversò un ponte su un fiume. Fermatosi, vide nell'acqua un cane con un osso in bocca, senza accorgersi che era il proprio riflesso. Per avidità cercò di morderlo per accaparrarsi l'altrui proprietà. Aprendo la bocca, però, lasciò cadere il proprio osso, che finì trasportato via dalla corrente del fiume. Per la troppa avidità si perde anche quel poco che si ha. La volpe e il corvo. Un bel corvo nero rubò un pezzo di formaggio e si fermò su un ramo per mangiarselo. Una volpe, che aveva visto la scena, si fermò ai suoi piedi e iniziò a cantare le lodi del corvo. Parlò del suo corpo, delle sue piume nere e lucenti, e affermò che l'uccello era destinato a diventare un re se avesse avuto anche una bella voce. Il corvo, per dimostrare di avere anche quella, iniziò a gracchiare a squarciagola, lasciando cadere il formaggio, che in un sol boccone venne mangiato dalla furba volpe, che disse: se poi, caro corvo, avessi anche il cervello, non ti mancherebbe niente per diventare re. La capra e il capraio. Un giorno un capraio, mentre richiamava il suo gregge alla stalla, notò che una capra era rimasta indietro. E le tirò un sasso che la colpì e le ruppe un corno. Non dire a nessuno quello che è accaduto, supplicò il capraio, ma la capra, ferita, rispose: anche se starò zitta, come potrò nascondere quello che è successo? Tutti possono vedere il mio corno spezzato. Quando la colpa è evidente, nessuno può nasconderla. La tartaruga e la lepre. Una tartaruga e una lepre discutevano tra loro su chi fosse la più veloce.
decisero così di sfidarsi. Stabiliti data e luogo, la gara ebbe inizio. La lepre subito si guadagnò un grosso vantaggio sull'avversario e pensò bene di riposarsi. Si sdraiò sotto un albero e si addormentò. La tartaruga, invece, non smise mai di correre e superò la lepre, che dovette dichiararsi sconfitta. A volte conta più l'impegno delle doti naturali. Una volpe affamata trovò nella cavità di un albero del buon cibo e, infilatasi in quel pertugio, ne mangiò in quantità. Con la pancia piena, però, non riusciva più a uscire e si mise a piangere. Un'altra volpe, attirata dai singhiozzi, si avvicinò e chiese cosa fosse successo. Saputo l'accaduto, disse: «Resta qui dentro, sì, fino a quando non tornerai alle tue solite dimensioni, così potrai uscire dal buco nel quale ti sei incastrata». Il tempo risolve le difficoltà. La vecchia e il medico. Una vecchia si rivolse a un medico perché vedeva male. Così il medico cominciò a visitarla a casa per massaggiarle gli occhi con un unguento. E mentre l'ammalata non poteva guardare, rubava alcuni oggetti. Quando ebbe svuotato la casa e finito la cura, chiese il suo compenso, ma l'anziana non volle pagare. Così finirono in tribunale. I giudici la interrogarono e la vecchia rispose: «Ho promesso di pagare non appena guarita. Ma se prima vedevo a malapena i soprammobili di casa mia, ora non li distingo affatto, e adesso sto peggio di prima». Chi ha intenti malvagi per avidità fornisce le prove delle proprie malefatte. Il leone, l'orso e la volpe. Un leone e un orso si sfidarono perché ognuno sosteneva di avere visto per primo un bel cesto colmo di vivande che qualche cacciatore aveva dimenticato. Mentre i due si azzuffavano in una spaventosa lotta, da un albero spuntò una bella volpe rossa attirata dagli schiamazzi. Con cautela si avvicinò al cesto, lo prese e corse via per mangiarlo in pace lontano da tutti. Quando il leone e l'orso, stanchi di lottare, decisero di spartirsi il cibo, era oramai troppo tardi. Il cesto era sparito e al suo posto c'erano solo delle impronte di volpe. È inutile contendersi qualcosa che a causa della nostra distrazione può diventare di altri. La zanzara e il leone. Una piccola zanzara volle sfidare a duello il leone, re della foresta, sostenendo che non era lui il più forte di tutti. Il leone, sorridendo tra i denti, accettò la sfida. L'insetto
andò subito a posarsi sul naso dell'avversario, pungendolo. E il leone, con le sue enormi zampe, cercò di scacciare la zanzara, ma riuscì solo a graffiarsi il muso con i suoi artigli. Ed estenuato, dovette dichiararsi sconfitto. La zanzara si levò in volo, felice per la vittoria, ma andò a impigliarsi nella tela di un ragno. Sono spacciata! Gridò. Allora il leone corse in suo aiuto e con una zampata la liberò, dicendo: ricordati che c'è sempre qualcuno più forte di noi. L'ho imparato proprio da te. Le persone troppo sicure di sé riescono a volte a superare gli ostacoli più grandi, ma inciampano spesso nelle difficoltà più piccole. Il topo di campagna e il topo di città. Un topo di campagna invitò a pranzo un suo amico, un topo di città. Quest'ultimo rimase deluso perché si trovò di fronte solo mais e orzo. Allora decise di ricambiare l'invito, dicendo: vieni da me e assaggerai cose buonissime. Detto, fatto. I due partirono. Nella lussuosa casa del topo domestico, però, non mangiarono niente. Ogni volta che stavano per dare inizio al banchetto, si interrompevano, spaventati da qualche essere umano che spalancava una porta o faceva rumore con i propri passi. Così il topo di campagna disse: tu mangerai anche cose buonissime, ma in mezzo a timori e pericoli. Io preferisco rosicchiare il mio orzo senza paura. E se ne andò. Vivere in povertà, ma in pace, è meglio che vivere da ricchi, ma in mezzo al pericolo. Pastore che scherzava. Un pastore annoiato decise di fare uno scherzo alla gente del suo villaggio. Al lupo! Al lupo! Iniziò a gridare. E tutti accorsero, armati fino ai denti. Ma nel pascolo non c'era nemmeno un lupo. Il pastore, ridendo, disse: era uno scherzo! Per due o tre volte gli abitanti del villaggio si precipitarono, spaventati, in soccorso del pastore per ritornare indietro sbeffeggiati. Un giorno i lupi arrivarono davvero. Il pastore chiese aiuto gridando: al lupo! Al lupo! Ma questa volta i contadini, pensando al solito scherzo, non arrivarono e il pastore perse il suo greggio. A chi mente sempre non si crede nemmeno quando dice la verità. La volpe e la maschera. Una volpe entrò nella casa di un famoso attore e iniziò a frugare tra i suoi costumi di scena, dove trovò una bella maschera e disse: oh, che magnifica testa! E pensare che non ha un cervello. Esistono uomini di bell'aspetto, ma senza intelligenza. La volpe e l'uva. Una volpe affamata vide dei grappoli d'uva che pendevano da un'alta vite e iniziò a saltare per raccoglierne alcuni. Non ce la faceva nemmeno a toccarli e se ne andò via dicendo: questi grappoli non sono ancora maturi. Alcuni, non riuscendo a raggiungere i propri obiettivi, danno la colpa alle circostanze. Le mosche. In una dispensa si ribaltò un vasetto di miele e un nugolo di mosche vi si posarono per succhiare il prezioso nettare. Le mosche, però, finito di mangiare,
si ritrovarono appiccicate al suolo con le zampette e non riuscirono più ad alzarsi in volo. Annegarono così in mezzo al loro cibo, esclamando: «Poveri noi, moriremo per un piacere effimero!» La troppa golosità può portare a grossi guai. Già. La donnola e le galline. Un giorno una donnola scoprì che le galline di una fattoria erano ammalate. Travestitasi da dottore, prese gli strumenti del mestiere, si recò alla fattoria e sulla porta del pollaio disse: «Come state, galline? Se volete, posso visitarvi io?» Quelle risposero: «Noi stiamo bene, purché tu te ne vada!» Gli uomini con giudizio sanno smascherare le cattive intenzioni anche quando queste sono ben mascherate. Uomini che si odiavano si trovavano nella stessa barca, uno a prua e l'altro a poppa. All'improvviso scoppiò una tempesta. L'imbarcazione stava per affondare quando l'uomo che era a prua domandò al timoniere quale parte sarebbe naufragata prima. «La poppa», rispose. L'uomo a prua allora disse: «Non mi è doloroso morire se morirà prima colui che odio». La favola insegna che alcuni non si preoccupano della loro mala sorte se questa colpisce prima i loro nemici. Il contadino e la serpe. Durante un rigido inverno, un vecchio contadino trovò una serpe in fin di vita per il freddo e pensò di aiutarla. La tenne tra le sue braccia fino a quando la serpe si scaldò. Ma l'animale, che non poteva tradire la propria natura e riprese le forze, morse il contadino, che morì poco dopo, pensando: «Ben mi sta, sono stato buono con quella creatura malvagia. E questo è il suo ringraziamento». I malvagi non cambiano la propria indole, anche se sono trattati con bontà. Due ragazzi stavano comprando dei salumi in una bottega. A un certo punto il macellaio si distrasse e uno rubò un pezzo di pollo e lo diede all'altro, che lo nascose dietro la schiena. Quando il macellaio si accorse che mancava qualcosa, accusò i ragazzi. Il primo, che aveva rubato la coscia, rispose che non ce l'aveva, e il secondo, che l'aveva nascosta, disse di non averla presa. Ma il macellaio si accorse dell'inganno e rispose: «Potete imbrogliare me, ma non gli dèi». Un falso giuramento è sempre da condannare, anche quando è formulato con astuzia. L'uomo pauroso e i corvi. Un uomo pauroso che doveva andare in guerra, un giorno si trovò in mezzo a una foresta e iniziò a sentire gracchiare dei corvi. Spaventato, l'uomo si mise a terra. Mise a terra le armi e si fermò. Fattosi silenzio, ricominciò a camminare. Ma poco dopo i corvi ripresero il loro gracchiare stridulo. L'uomo si fermò di nuovo e disse: «Cantate pure, corvacci del malaugurio, tanto la mia carne non l'avrete mai!» Questa è una favola
per gli uomini troppo paurosi. Il leone invecchiato e la volpe. Un vecchio leone, non potendo procurarsi da mangiare da solo, andò a vivere in una caverna e si finse malato. Man mano che gli altri animali andavano a visitarlo nella grotta, lui li catturava per mangiarseli. Gli animali che lo visitavano se li mangiava, uno dopo l'altro. Un giorno andò a trovarlo una volpe. Capito l'inganno, entrò nella caverna, ma rimase lontano. Quando il leone la invitò ad avvicinarsi, rispose: «Sarei venuta più vicino se non avessi visto tante orme di animali che entrano, ma nessuna che esce». Così gli uomini accorti prevedono le disgrazie dagli indizi che vedono. Quando la colpa è evidente, nessuno può nasconderla. L'asino e il ghiaccio. Un freddo giorno d'inverno, dopo una grossa nevicata, un asino molto stanco decise di riposarsi prima di arrivare alla stalla. Così si fermò e si sdraiò sul ghiaccio. Un piccolo passerotto gli si avvicinò e disse: «Attento! Tu pensi di essere in mezzo alla strada, invece ti trovi sopra un lago ghiacciato». L'asino non lo ascoltò e si addormentò. Poco dopo, il calore del suo corpo sciolse il ghiaccio e il povero animale cadde nel lago ghiacciato, affogando miseramente. Bisogna accertare sempre i buoni consigli prima di scartarli e non prestare loro attenzione. I viandanti e l'orso. Due amici stavano facendo una bella passeggiata quando si trovarono di fronte a un grosso orso bruno. Uno dei due scappò di corsa su un albero, mentre l'altro, sapendosi spacciato, decise di sdraiarsi a terra e si finse morto. Consapevole del fatto che gli orsi non toccano i cadaveri, l'orso si avvicinò annusandolo e, dopo pochi minuti, se ne andò. L'amico che era sull'albero finalmente scese e domandò che cosa gli avesse detto l'orso all'orecchio. «Di non andare più in giro con amici che si allontanano nel momento del pericolo», rispose. «Gli amici veri si vedono nel momento del bisogno». Thank you.